Ciao, sono Luca di Mr. Gadget e voglio questa settimana presentarvi due prodotti di cui andremo a cercare le differenze. In una mano Honor 10 Lite, nell'altra Huawei P Smart 2019. Cosa cambia dall'uno all'altro? Se state cercando due prodotti che abbiano un costo contenuto e una buona dotazione tecnologica, queste potrebbero essere due soluzioni interessanti. In una mano c'è, come detto, Honor 10 Lite e nell'altra Huawei P Smart. Per riconoscerli dovete girarli perché guardando il loro aspetto frontale è veramente molto complicato riuscire a distinguere l'uno dall'altro. Anche il prezzo è molto simile. Huawei P Smart costa circa 195 euro in questo momento, mentre Honor 10 Lite viene venduto a circa 200 euro. Ma cosa cambia dall'uno all'altro? Guardandoli molto da vicino si capisce come in effetti le differenze siano davvero minimali. Guardate, un display frontale, tanto con una diagonale identica da 6,21 pollici, con la stessa definizione, ovvero Full HD Plus, 415 pixel per pollice per entrambi, e la stessa identica composizione, il cosiddetto chin, leggermente più pronunciato rispetto al profilo superiore, che come detto però è identico. E per vedere il dettaglio c'è un notch a goccia facilmente riconoscibile e poi un piccolo solco nella struttura che rappresenta invece l'auricolare da cui si possono ricevere le telefonate. Anche in questo caso stiamo guardando Honor, giusto per capire. Nella parte inferiore, anche in questo caso, due strutture identiche. Magari in un caso farete un pelo più di fatica a riconoscere la composizione per il colore, ma vedete, altoparlante su un lato, l'attacco per le cuffie da 3,5 mm, sempre molto gradito, e poi però bisognerebbe tirare le orecchie, perché in un prodotto del 2018-2019 c'è ancora l'attacco micro USB. Le differenze appaiono un po' più visibili quando invece giriamo il telefono, perché vedete un sensore, un doppio sensore senza una struttura che lo circonda, quindi con i due sensori separati per Honor 10 Lite e sempre la posizione poi per il sensore delle impronte digitali nello stesso punto. A proposito di impronte, bella questa colorazione, ma vedete come questo materiale plastico con un trattamento oleofobico che forse non è il massimo, sia una specie di veramente calamita per le ditate. Vale anche per P Smart 2019, anche in questo caso doppia fotocamera, peraltro doppia fotocamera con la stessa composizione, 13 più 2 megapixel con il sensore principale con apertura 1.8. Cambia invece la disposizione per la fotocamera anteriore, perché sono 8 megapixel per Huawei P Smart, mentre il sensore di Honor 10 Lite arriva addirittura a 24 megapixel. Entrambi i telefoni girano video in formato Full HD, sia con la fotocamera posteriore che con quella anteriore. Abbiamo dunque sottolineato come questi due telefoni siano praticamente identici in tutto e per tutto. Al loro interno hanno un processore che è il Kirin 710. Il funzionamento è praticamente identico, ma con un accento che vorrei mettere sulla taratura del display. Forse non sarà facile vederlo attraverso la ripresa della videocamera, ma la tonalità del bianco sui due schermi è leggermente diversa, è un bianco più tra virgolette assoluto, quello di Honor 10 Lite, e invece un pelo più scuro, ma giusto proprio una sottile sfumatura per quanto riguarda invece il display di P Smart 2019. Ma per quanto riguarda poi il funzionamento, entrambi con il processore Kirin 710, entrambi con 3 giga di RAM, entrambi con 64 giga all'interno del telefono. Ecco, io vi faccio notare una cosa, come ogni tanto ci sia questo comportamento per cui il telefono è come se non rispondesse ai comandi, ma in linea generale quando invece è tutto a posto, tutto ok, non ci sono impuntamenti, vedete come anche la velocità
velocità di funzionamento sia praticamente identica. E quindi quali sono le vere differenze di questo telefono? Praticamente non ce ne sono. Se guardiamo anche il menu, vedete con la MIUI 9, con Android 9 a bordo, vedete come essenzialmente tutte le voci del menu siano assolutamente identiche. Entrambi presentano la gestione digitale, quindi la possibilità di controllare quanto e come è stato utilizzato il telefono. Hanno l'assistenza intelligente, quindi la possibilità di utilizzare alcuni movimenti del telefono, il capovolgimento, il sollevamento e la schermata con tre dita per uno screenshot. Avete anche l'accensione e lo spegnimento programmati che insomma trovate nella MIUI spessissimo, quindi davvero delle caratteristiche praticamente identiche. Attenzione però che c'è una differenza importante, la categoria del sistema di trasmissione, perché Huawei P Smart 2019 arriva a 300 MB di download e 50 di upload, mentre Honor 10 Lite riesce ad arrivare ad una velocità di trasmissione di 600 MB in download e 100 MB in upload. Le fotocamere, al di là del fatto che quella anteriore possa essere differente nella sua composizione, perché 24 megapixel contro 8, per quanto riguarda il software siamo davanti a due soluzioni praticamente identiche. Basta aprire le due fotocamere per vedere come le caratteristiche siano le stesse. Avete la possibilità di avere l'aiuto da parte dell'intelligenza artificiale che riconosce le scene davanti a cui voi vi trovate. E poi vedete con le funzionalità extra, anche in questo caso assolutamente identiche, entrambi hanno la possibilità di usare le lenti di realtà aumentata, entrambi hanno HDR, time-lapse, avete la presenza di filtri di colore per entrambi le fotocamere e quindi potete essenzialmente fare esattamente le stesse cose con entrambi, che hanno la possibilità di fare delle riprese in modalità notte e quindi insomma una ripresa un po' più lunga, un po' più lenta come funzionamento, che vi permette di avere scatti migliori per quanto riguarda appunto le foto con poca luce, foto che non sono effettivamente il massimo. Avete supporto dell'intelligenza artificiale anche per le foto in modalità anteriore e anche quando utilizzate essenzialmente le foto anteriori avete la possibilità di aggiungere una serie di funzionalità attraverso queste diciamo attività che sono legate al potenziale del processore Kirin 710. Nonostante questi siano prodotti low cost, il processore riesce a garantire delle funzionalità secondo me di buon livello. E allora, davanti al dubbio quale dei due acquistare, scegliere il Honor, devo guardarli per riconoscerli, che se non lo guardo dico dal display non riesco a sapere quale dei due sia. Allora, meglio Honor 10 Lite o P Smart 2019? Diciamo che essenzialmente sono praticamente lo stesso dispositivo. A questo punto scegliete il colore che preferite e buon divertimento con il vostro nuovo smartphone. Ciao da Mr. Gadget, mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale.